Allora, la situazione è questa, è inutile stare a fare tutti quei video cinematografici perché non è una moto seria, è veramente pigliatela tranquillamente per il culo sotto i commenti con questo fantastico vecchio. Ma quanto è bello, che stile, mi protegge mentre che andiamo in moto. Piccola vibrazione, una vibrazione che non capiamo da dove viene. La paura dei ragazzi, la paura dei ragazzi intanto pago io danni. Sono uscito di casa, passano i carabinieri e vedono i carabinieri, cioè il vecchietto che tiene la paletta con il mio numero. Ti vuole gomme, bimbo? No, c'è le mousse, quindi non me le potete bucare. Però sentiamo come suona. Lasciamo la moto nuova con le nuove grafiche di Cecchi Graphic Design in mezzo al campo. Tanto non sono più buono, cioè veramente faccio schifo. Mi sono messo anche il paraschiena, mi ha detto mamma, occhio che tanto caschi oggi, sei proprio uno sfigato. Appena si ribalta lui si farà male e chiamerà i soccorsi, chiamerà. È già il telefono in contatto. A me mi fa troppo ridere vedere il vecchietto che ti guarda e ti chiama. Fanno più scalpore le grafiche che la moto stessa. Mancava il due tempi. Oh via. Signori, spengete le luci, mandate a letto bambini che ora è il momento dello sponsor, perché questa moto qui è stata misurata con Car Vertical, il sistema più facile, semplice, sicuro e figo per fare la misura per la tua auto e la tua moto. In un attimo metti il numero di targa, perché te stai per acquistare un mezzo usato e te vuoi sapere se quella macchina lì e quella moto lì ha fatto un incidente, a te te la vendono la macchina migliore del mondo e invece non è la migliore del mondo perché si è appiccicata 8 volte in un muro. Oppure il signore sta per acquistare la macchina dei suoi sogni, per comunità lo chiamiamo Gino, quel signore lì. Gino sta per fare l'affare della sua vita, gli vendono il suo sogno di auto per 2000 km, invece ne hanno già fatti 300.000 km allo scorso tagliando. Conchiudiamo la storia che Gino non ha acquistato quella moto lì e grazie a Car Vertical non l'ha presa nel ciocco, come si dice in Toscana. Siccome la reggio uno sfigato gli esplosa la GoPro. Comunque, ragazzi, costa proprio un aperitivo ed è un servizio fondamentale per non essere truffati al mondo d'oggi che c'è veramente tanti birbanti. E metti che guidi che chiama così eleganza. No, a me mi era mancato un botto il due tempi. Il 4,50 è stato bellissimo, ma quanto è bello il due tempi, mamma mia! No, mi si sta sporcando il vecchio! Vai! Oh, 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 oh! Come si fa così e si riparte? Questo qui ci avrebbe anche l'avviamento elettrico, però il vecchio proprietario l'ha sbarbata via, ha detto no! E l'ha levata palesemente dalle palle, però lo potrei rimettere, ma a noi non ci piace. Ragazzi, ma lui è blanco, è palesemente blanco. Martoriato le rose da Sanremo. Vai che la piantiamo. Bellino. Domani la deve vendere questo ragazzo qui, la vengano a vedere. Quando ti dicano nell'annuncio, tenuta in maniera maniacale. Te la cura. Giochi preziosi. Scusami, non so usare la moto. Lo so, hai ragione. Ciao Ciro, scusa. Che stile manubrio PPR? Scelta stilistica, ho messo il manubrio nero. Secondo me è più bellino nero o arancione? Mi sto riportando nel parcheggio dove ho imparato a pennare, dove, cioè, ci sono cresciuto in quel fantastico parcheggio. Allora bro, com'è? Tutto bene? Wow! Dal colpetto di gas e via. No, dai. Forse piano piano tornerò anche a grattare la targa, dai. C'ho la manopola che mi scivola, cioè. Mamma mia.